Così come un tempo noi guardavamo, lo facciamo ancora, le cellule, i batteri, i virus, i microbi al microscopio, oggi guardiamo le persone attraverso il microscopio sociale, che è i big data. Quali sono gli algoritmi però che danno senso a questi big data? I big data da soli sono assolutamente inutili, sono qualcosa di statico che non serve a nulla, se non estraiamo conoscenza da questi big data. Vedremo quali sono gli algoritmi che ci consentono di andare avanti nella conoscenza e infine un po' di insight, di intuizioni sul perché la data science e i big data possono essere utili praticamente per l'intelligence, per alcuni scenari che ho immaginato. Allora, innanzitutto facciamo chiarezza. Che cosa sono i big data? Che cos'è la data science? E soprattutto a che servono? Immaginiamo di avere un ente, che può essere un ente qualsiasi, può essere l'Università di Pisa, o può essere il governo, o può essere l'FBI, qualsiasi ente. Questo ente ha due cose che necessariamente memorizza. Ha dei computer per poter memorizzare i dati e ha dei dati che a volte scalano alla dimensione di big data. Vedremo tra un attimo cosa intendiamo per big data. Quello che però manca e bisognerebbe, e si sta iniziando a farlo, bisognerebbe aggiungere nel team di lavoro, è ciò che è legato alla data science, quindi gli algoritmi che non solo memorizzano questi dati per poterli farli accedere a persone che devono scambiare informazioni, ma anche stare una conoscenza che non è direttamente visibile da questi dati, e l'attore principale che fa tutto questo, che è il data scientist. Data scientist è un termine molto generico che in realtà racchiude tanti sottotermini, cercheremo di fare anche chiarezza dopo su questo argomento, però teniamo conto che il primo passo è quello di memorizzare i dati, e non è un passo per niente scontato,